Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Oggi voglio parlarvi di uno dei batteristi che forse meno vi aspettereste su questo canale, cioè Mario Duplantier, il batterista dei Gojira. E allora, Mario Duplantier non è mai stato un batterista che ho seguito più di tanto, perché comunque il genere che suona non lo seguo più di tanto e in generale sono un po' fuori da quel giro lì. Ma l'altro giorno mi sono imbattuto in un video di un suo solo di batteria che era questo qua, ve ne faccio vedere un pezzettino. Guardando questo solo di batteria, questo pezzo principalmente del suono di batteria, mi è venuto un po' questo pezzo, però vabbè. Ho detto, aspetta un attimo, ok che la musica eccetera magari non l'ascolto più di tanto, ma questo solo è una figata, o comunque ha alcune cose che mi piacciono molto. Quindi oggi sono qui per parlarvi di un leak, diciamo, di Mario Duplantier, andare un po' a sviscerarlo come piace a me fare di solito, cioè partire da zero, analizzarlo un po', per farvi capire come questo leak di questo solo di batteria di Mario Duplantier può essere utilizzato tranquillamente nel nostro drumming in vari modi. Quindi mando la sigla e poi partiamo col video. Vi ricordo che tra l'altro per migliorare il vostro drumming qui sotto in descrizione c'è anche il link che riporta al mio corso, quindi se vi va date un'occhiata al mio corso, perché in realtà ci sono un po' di cose sul tempo, ci sono un po' di cose che migliorerebbero anche la cosa che vi sto per fare vedere oggi, quindi cliccate, link in descrizione. Allora, prendiamo il pezzettino iniziale, quello che vi ho fatto vedere a inizio video, e analizziamolo un po' per capire che cavolo sta succedendo, perché sembra una roba super difficile, ma in realtà non è una cosa così difficile, è una cosa normale che quasi tutti i batteristi fanno. Poi lui è andato a gestirla in maniera diversa sul set, ma in generale si basa sui linear. I linear, per chi non lo sapesse, sono degli incastri tra mani e piedi. Non ci devono mai essere unisoni, non ci deve mai essere questo. Ma devono essere sempre o mani o piedi. In pratica, quello su cui si basa questo fill è un linear 3. Il linear 3 è composto da due colpi di mano e un colpo di piede. Mo vi faccio vedere. Il linear 3 di Mario Duplantier che fa in questo solo è piede, mano, mano, piede, mano, mano, piede, mano, mano, piede, mano, mano, e così via. Quindi cassa destra sinistra per i destri, se no cassa sinistra destra per i mancini, e poi sempre così, cassa destra sinistra, cassa destra sinistra, cassa destra sinistra, sempre uguale. Se noi andiamo a calcolare matematicamente i colpi eccetera, dobbiamo, per riuscire a stare in una battuta, fare 16 colpi, quindi in pratica dobbiamo fare questa cosa qua. Questi sono 16 colpi, quindi se noi facciamo un groove e poi andiamo a mettere un fill come questo qua, abbiamo il fill di Mario Duplantier. E voi mi direte, col cavolo che abbiamo il fill di Mario Duplantier, perché questo non è chissà che gran bel fill, magari a velocità sì. E quindi potrebbe funzionare, trovate tutto nel PDF che c'è sotto, scaricate, fate cose, avete tutto scritto, anche questo qua brutto o bello che sia, ma comunque è un inizio. La cosa importante per quanto riguarda il suo solo è che per poi ricominciare a fare lo stesso lick di nuovo per un'altra battuta, noi dobbiamo fare cassa rullante rullante, cassa rullante rullante eccetera eccetera eccetera. Quando ritorniamo a fare un'altra battuta, noi allora in pratica la nostra prima battuta finisce con una cassa. La nostra seconda battuta, comunque la battuta dopo, comincerà con una cassa, quindi dovremo fare due colpi di cassa di fila.
Questa è una cosa super importante perché ci permette di continuare sempre a fare lo stesso fill. Adesso la cosa da fare per prima cosa, io vi consiglierei di mettervi un Charleston sull'uno, così fate anche un esercizietto di coordinazione. Non sull'uno, su tutti i quarti, scusate. Trovate tutto nel PDF, tranquilli. Comunque, detto questo, il secondo step, diciamo, che possiamo fare, anzi, il terzo step, primo step solo rullante cassa, secondo step Charleston in quarti, in pratica, per la coordinazione, terzo step andare a spostare il nostro lick in giro per la batteria. Continuiamo a mantenere sempre un tom singolo, quindi tutte e due le mani possono spostarsi tra i tom, ma suonano comunque sempre un tom singolarmente. Ad esempio, in questo modo qua, quindi cominciate a spostarvi un pochettino. Quarto step è quello di che praticamente è quello che fa Mario Duplantier molto spesso, tra l'altro, è quello di spostare una mano tra un tom e un piatto, tra un tom e l'altro, dipende un po' cosa vuol dire. In pratica andiamo proprio a vedere quello che fa Mario in questo solo. Lui mette tutte e due le mani sul primo tom, almeno all'inizio. Quindi, teoricamente, il fill dovrebbe essere questo. Ma quello che fa lui è, con la mano destra, con la sua mano forte, quindi se siete mancini con la mano sinistra, è fare un colpo una volta con il tom, una volta col Charleston, quindi incrociando le mani. Poi di nuovo tom, poi di nuovo Charleston, poi di nuovo tom, poi di nuovo Charleston. Quindi qualsiasi cosa faccia la destra, una volta la fa qui, una volta la fa qui, una volta la fa qui, una volta la fa qui. Quindi, la cosa bella di questo fill qua è che la prima battuta noi abbiamo il fill fatto in un certo modo, cominciando col primo colpo di destra sul tom. La seconda volta, avendo finito l'ultimo nostro colpo di destra sul tom, il primo nostro colpo di destra della seconda battuta sarà col Charleston, quindi al contrario di prima. Quindi, prima battuta, seconda battuta, tutto insieme. Ovviamente portata a velocità, lento è carino, ma niente di che. Portata a velocità è un po' più bello, consiglio che vi do, non tenete il Charleston troppo chiuso, non fate questo. Perché sennò perde un po'. Apritelo un filo e poi suonate. Andando avanti nell'assolo di batteria e andiamo avanti con gli step, c'è questo. Quindi in pratica lui cosa comincia a inserire nello step? Mi son perso, non lo so, lo metterò poi a video lo step che non so più a quanto siamo. Comincia a inserire la dinamica. Molto importante la dinamica, perché adesso è tutto ta 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 tutto forte. Cominciamo a inserire la dinamica. Lui che cosa fa per inserire la dinamica? Rimane con la mano destra su il tom che fa tom Charleston, mentre col rullante, se guardate il video, è praticamente quando si sposta di qua, lui ha una specie di tom, diciamo una specie di timbales, una cosa del genere, ma noi lo faremo col rullante, tanto è la stessa cosa. Fa questa cosa qua, due ghost sul rullante e poi tre accenti. E poi ovviamente anche rifatto partendo con la destra sul Charleston. Vi ricordate che gira questo groove
No, vi ricordate che gira questo fill, quindi... Quindi? Questo è un altro step molto carino. Lui fa molto questa cosa di spostare un certo lick sempre uguale, ma di spostarlo appunto sulla batteria. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Pigliamo il lick che fa lui e poi andiamo a farlo in un altro modo. Ad esempio, un altro modo che fa è quello poi di spostarsi tra timpano e Charleston. Proviamo a farlo come lui all'inizio, quindi... E questo è molto interessante perché non vi ho fatto vedere, ma tutte queste cose che sto facendo comunque possono essere sempre usate come fill in una battuta. Pensate a questo. Fighissimo sto fill qua, eh? E possiamo, volendo, anche utilizzarlo come groove. Saremo allo step 63, ma non fa niente. Come groove, in che modo? Andando a mettere il backbeat nel punto giusto, quindi sul 2 e sul 4. Quindi praticamente il fill è rimasto lo stesso di prima, o il groove, vedetelo un po' come volete, ma ho deciso di fare l'accento solo appunto sul 2 e sul 4. Tutte le altre sono ghost. Quindi vedete che possiamo già fare mille cose. Proviamo ad esempio a fare una cosa strana, tipo la destra si sposta tra timpano e crash, mentre il resto rullante fa prima solo il backbeat e poi tutti gli accenti come duplantier. Ok, questo può essere utilizzabile come no, ma anche come fill. Quindi, come potete vedere, questo lo potete fare come volete. Non fermatevi a cose banali, tra virgolette. Sperimentate al massimo. Ad esempio, spostate la mano destra non più su due pezzi, ma su tre. Ad esempio, tom 1, tom 2, tom 3. Diventa sempre più difficile, ma sono sempre cose più strane. Quindi, con questo il video può finire qua, spero vi sia piaciuto, spero di avervi dato uno spunto importante da un batterista diverso di cui non ho mai parlato qui sul canale. Quindi, se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale se vi va e io con questo vi ricordo che c'è il PDF scaricabile qui sotto in descrizione. Vi ricordo di andare a dare un'occhiata, se vi va, anche ai miei corsi, c'è il link qui sotto in descrizione, cliccate e vi porto direttamente sul mio sito, così potete dare un'occhiata a tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!